Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione Jump di Dragon Ball Z Dark and Battle per andare a vedere assieme tutte le sfere di Porunga. Alcune sono già state prese perché semplicemente bastava giocare. Però ragazzi, siamo qua, come ho detto, aspettavo la fine delle sfere perché odio fare quel semplice video da 20 secondi per mostrarvi la semplice sfera, mi dà fastidio. Quindi, per tutti i ritardatari che non le sanno ancora fare, ecco qua il video, molto semplice e veloce. Allora, prima cosa, parliamo subito delle sfere. Prima sfera, quella una stella, dobbiamo cambiare un Wish Strips da Baba, quindi molto semplice. Andando da Baba andiamo a comprare con un Wish Strip un qualsiasi personaggio, non cambia niente quale. Tramite i Wish Strips potete prendere la prima sfera del drago, in questo caso io l'ho già fatto, quindi evitiamo. La seconda sfera invece basta giocare, probabilmente l'avrete anche ottenuta se avete giocato un po' questa settimana. Utilizzare 77 stamina. Utilizzando 77 di stamina si ottiene la seconda sfera del drago. Terza sfera. Terza sfera, dobbiamo clearare il primo stage del reworked Defeat the Legendary Super Saiyan. In Z Hard o in Hard non cambia niente. Ecco, questa è una di quelle sfere che non ho ancora fatto. Quindi andiamo subito nell'evento Defeat the Legendary Super Saiyan, che è l'evento reworkato nuovo. Eccolo qua, Defeat the Legendary Super Saiyan. Dobbiamo completarlo. Ecco qua. Andiamo a completarlo in Z-Hard. Ecco qua, infatti, sfera del drago ottenuta. La sfera 3 stelle era semplicemente affrontare il primo stage in Z-Hard, probabilmente, o in tutte e due. Comunque si ottiene facilmente anche questa. Prossima sfera, la 4 stelle. La 4 stelle è anche questo. Molto semplice, anche perché se avete summonato da Goten e Gohan, probabilmente l'avete già ottenuta. Comunque bisogna andare nelle summon e andare a cliccare qua. Ecco qua. Bisogna cliccare lo scouter, guardare i personaggi e vi dà la sfera. Questa qua è molto semplice. La quinta sfera da andare a prendere. Eccola qua. Quinta sfera da prendere, ragazzi. La quinta, semplicemente dobbiamo fare un qualsiasi stage e utilizzare il Senzubin. Quindi andate in un qualsiasi stage, affrontatelo tranquillamente e buttate dentro il Senzu, velocemente. Eccoci qua, sono andato a fare un evento della storia per ottenere la sfera, però lo potete fare anche assieme ad altre missioni. Ad esempio, il mio consiglio, potete fare, se ancora non avete fatto le sfere, potete fare la terza sfera, la quinta sfera e la sesta sfera tutte assieme in una singola run. Quindi ragazzi, semplicemente potete fare in quel modo. Parlando invece della settima sfera, torniamo un attimo a fare di nuovo lo stage della storia, che non cambia niente, e andiamo a mettere un attimo item change orb. Dobbiamo ottenere 7 key AGL. 7 key AGL, quindi semplicemente molto veloce anche questo. Adesso c'ho un team a random, non me ne frega niente, nel senso, però basta avanza per fare questa roba. Dov'è? Allora, ecco qua. Usiamo lui. Ma che poi in realtà, vabbè che in realtà bastano questi tre per fare. Quindi sì, vi potete portare quei tre più un Senzu. Usate il Senzu, poppate tutti gli item per cambiare le orb e siete a posto. Andiamo intanto in battaglia per fare la sfera del drago. Eccoci qua, ragazzi. Allora. Prendiamo, andiamo ad utilizzare questo, dopodiché utilizziamo il tech e poi usiamo la gel. Ok, questo è un po' overkill, però volevo assicurarmi di prenderne almeno 7, quindi semplicemente andiamo in questo modo che è più veloce. Ecco qua, perfetto, in questo modo sblocchiamo la sfera del drago numero 6, numero 6. La prossima invece, appena abbiamo finito qua, dobbiamo andare alla home, che è nascosta, il solito bannerino nascosto, ragazzi. Addio, esplodi. Ok, evento storia fatto, andiamo a prendere la sfera e poi andiamo in home. Ecco qua comunque, ragazzi, presa anche la sfera numero 6. Come detto, potete ottenere la sfera numero 3, 5, 6, tutte in una run sola, quindi potete fare semplicemente stage 1 della storia, oppure direttamente andate dallo stage 1 dell'evento di Broly e usate un Senzu e poi prendete almeno 7 key AGL. Ok, ragazzi, torniamo al menu iniziale
perché dobbiamo andare a tappare il bannerino nascosto, che di solito è l'ultimo, quindi andiamo un attimo a cercare il tempo che carica. Dovrebbe essere questo, è un attimo uno di quei... Eccolo qua, questo è il banner speciale, cliccate e senza che vi cambi il banner... Ecco qua, basta cliccare sul banner con le stelline. Ecco qua l'ultima sfera, 7 stelle. Abbiamo finalmente il desiderio di Porunga, andiamo subito a chiamarlo. Quali sono i desideri di questa volta? Andiamo a vederli. Allora, il primo desiderio è di ottenere 2 wish strap, ovviamente è uno dei migliori. Se siete free to play, non avete quei personaggi, vi consiglio ovviamente di prenderlo. Il secondo è un set da 3 Kai colore per colore, consigliabile anche quello. Terzo desiderio sono delle orb, non sono tante orb, quindi non consiglio più di tanto, però sono 1300 small, 600, una roba del genere, medium, e meno di 30 large, quindi sconsiglio sinceramente, sempre che non viene fatto per svariate volte questo Porunga, questo Tanabata, quindi vi sconsiglio di prendere quella miseria di orb, sono veramente poche. Il quarto desiderio è I want to be rich, vi danno delle statuette diamante, se siete a corto di soldi, non volete farmare Ezza ad esempio della Family Kamehameha, vi consiglio di prenderlo. Il penultimo desiderio, il terzultimo desiderio che troviamo è di prendere Training Item, Training Location e Awakening Medal, consigliabile soprattutto se siete all'inizio del gioco. In più, penultimo, I want treasure, sono le Incredible Gem di Baba, sconsiglio sinceramente, non servono a niente, 770 quel che sono, ragazzi, si farmano tranquillamente, non ne vale proprio la pena. L'ultimo desiderio è quello che io andrò a premere, perché cavolo, mi serve troppo. Item the road, support item the road, ragazzi, abbiamo un pacchetto completo da 100 di Bulma che aumenta l'attacco, Princess Snake, Ottone, Whis, abbiamo gli item da road, ragazzi, quindi vi consiglio soprattutto l'ultimo se affrontate spesso le road e avete finito gli item, è uno dei migliori desideri. Comunque io andrò a prendere le Kai, ecco qua il desiderio numero 2 e se non sbaglio il 4 sono. Sì, voglio prendere questi. Vediamo un pochino. Passato un anno ormai, ragazzi, dall'ultimo Porunga. È assurdo, è passato veramente tanto tempo. Più di un anno, ragazzi, mamma mia. L'ultima volta, se non sbaglio, è stato al Tanabata 2018. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ok, abbiamo i Kai, abbiamo i soldi, i miei support item. Oh, che bello, ragazzi. Oh, finalmente, guardate qua tutti questi support item per la road. Finalmente posso tornare a fare road con più tranquillità, ragazzi. Sperando che ritorni in fretta Porunga. Me ne devo fare altri di questi item. Anche perché è dispendioso fare le road, diciamo. Non è una roba velocissima, costa molti item, quindi lasciamo perdere. Se ne sprecano molti, diciamo. Ok, ragazzi, questa era l'intera guida su i desideri di Porunga del Tanabata 2019. Abbiamo visto come prendere tutte le sfere del drago, abbiamo visto i desideri, abbiamo finalmente anche summonato Porunga. Spero che il video vi sia stato utile, se vi è stato utile ovviamente lasciate un bel mi piace, commentate e se siete nuovi sul canale considerate anche l'iscrizione. Io ragazzi vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter, tutti i link li trovate sotto in descrizione. In più trovate anche in descrizione il link al canale Discord ufficiale, ragazzi, venite a dare un'occhiata e partecipate un po' in chat e soprattutto potete anche parlare con me quando ci sono. Detto questo, noi ragazzi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.